Allora ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Bonucci è praticamente ufficialmente un giocatore della Juve, manca l'ufficialità della sulla firma del contratto, ma ha terminato le visite mediche e dunque si appresta a firmare il contratto che lo legherà ancora alla società bianconera. Allora, quello che penso di questa trattativa in realtà l'ho già detto e l'ho già spiegato abbastanza bene, direi, nello scorso video. Io sto guardando appunto se ci fosse per caso l'ufficialità, ma non mi sembra, infatti non c'è ancora l'ufficialità al 100%, però ripeto, è uscito anche salutare i tifosi, a fare le foto, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, e bene, bene. Allora, tanto leggo: fredda accoglienza dei tifosi per Bonucci. Il video che posta la Juve, però, si vedono un bel po' di tifosi a chiedere foto e chiedere autografi, insomma. Cosa penso? Penso che la Juventus vada a completare un ruolo che quest'anno gli era mancato, che è quello di regista difensivo. Penso che Bonucci non sia uno dei più forti difensori come marcatura del mondo, anzi credo che abbia dei limiti enormi. Io l'anno scorso dissi marcatura addirittura potrebbe essere meglio Ranocchia, e lo ribadisco, non voglio sembrare quello che perché un giocatore va alla Juve allora diventa forte. No, io rimango della mia idea. L'unica cosa però che ripeto, Bonucci in una difesa affermata come quella della Juve potrà veramente dire la sua. Aspettate un attimo che metto sotto carico. Penso che Bonucci è una difesa come quella della Juve, solida, compatta, con Chiellini di fianco, che è il suo compagno ideale, possa veramente far bene come aveva fatto con la Juve. E come ha fatto comunque nella seconda parte di stagione con Romagnoli di fianco, perché comunque il suo l'ha fatto, non è che possiamo, non è che diventa, cioè non è che l'ultima, il finale di stagione il Milan l'abbia fatto così male. Cioè io ho visto anche in Coppa Italia, la Juve ha avuto un po' di difficoltà con Bonucci e Romagnoli. E poi dopo abbiamo visto comunque, soprattutto l'abbiamo vinta anche grazie alle papere di Donnarumma, no? Cioè oltre alle nostre giocate. Sicuramente questa strategia qua serve al Milan per poter alzare un attimo il valore della rosa, perdendo magari qualcosa in difesa, ma creando tanto in attacco, perché Higuaín comunque resta insieme a Icardi, secondo me, il miglior attaccante della Serie A. Chiaramente senza Ronaldo e considerando Mandzukic più un attaccante esterno. Ma credo che appunto Mandzukic, Dzeko, Icardi e Higuaín, insomma, siano i più forti che ci siano in Italia. E Higuaín è quello che ha segnato di più, parlano i dati e i fatti. Che la Juve dà via, proprio perché arriva Ronaldo e quindi secondo me l'acquisto, la cessione di Higuaín era obbligata anche per bilancio. E chiaramente c'è dispiacere, per quanto mi riguarda, di aver dato via Higuaín. Cioè, aver dato via Higuaín, a mio avviso, è stato veramente non un trauma, però un dispiacere immenso, perché gli voglio bene veramente, gli ho voluto bene, mi ha fatto godere tantissimo in questi 2 anni, quindi mi è veramente dispiaciuto, ma capisco la scelta societaria. Capisco anche la riprendersi Bonucci, perché comunque tu vuoi vincere la Champions, non vuoi che vincere la Champions tra 4-5 anni. Tu Ronaldo ce l'hai adesso, hai pochi anni davanti di Ronaldo, di contratto di Ronaldo. Metti caso che anche Ronaldo ti faccia tutti e 4 gli anni, va bene, hai 4 anni, tu in questi 4 anni devi vincere. Caldara non credo che ti faccia fare il salto di qualità, credo che in questo momento tra i due sia più forte Bonucci. E quindi credo che la Juve alla fine abbia fatto bene. Poi magari Caldara diventerà Nesta e tra 5-6 anni saremmo a mangiarci le mani per dire: cavolo, abbiamo dato Caldara allora. Però finché questo non avviene, a mio avviso la Juve ha fatto bene a fare quello che ha fatto. E infatti io sono d'accordissimo, liberiamo un po' anche dallo stress di costruzione Milan e Pjanic, perché con un Bonucci a impostare ai due impostatori, uno davanti e uno dietro. Questo ti permette di avere più calma addosso a Pjanic, che quest'anno è stato, purtroppo a volte ha fatto delle prestazioni sottotono proprio perché troppa pressione addosso e non gli riuscivano le giocate che l'anno prima gli erano riuscite. Bonucci non ha il posto di titolare assoluto, nel senso che bisogna stare attenti a questo Benatia. Io ieri sera l'ho visto, è stato mostruoso, ha fatto salvataggi sulla linea, ha preso tutti i palloni di testa, ha fatto una partita mostre. Quindi attenzione che non è che Benatia viene accantonato. Ci saranno secondo me delle partite dove giocherà più Bonucci, delle partite dove giocherà Benatia. Secondo me le coppie saranno Benatia Chiellini, Chiellini Bonucci, Bonucci Benatia. Credo che queste saranno le tre coppie che gireranno maggiormente. E poi ci sarà Rugani, che sarà il jolly, più l'emergenza e l'esperienza di Barzagli a chiudere questo cerchio dei difensori centrali.
Credo che alla fine ci guadagnano entrambe a questa operazione. La Juve fa due plusvalenze, il Milan fa una minusvalenza, ma secondo me puntando a fare una plusvalenza più avanti. Secondo me non c'è ricompra su Caldara, ma credo che il Milan punterà a quello. Punterà a fargli fare una grande stagione a Caldara o due grandi stagioni a Caldara e poi provare a sparare una cifra per venderlo, magari sui 60-70 milioni e fare una bella bella plusvalenza. Secondo me, ripeto, è una trattativa che accontenta tutte e due. E anche se i tifosi del Milan sono più contenti, ma li capisco, perché adesso oggettivamente passare da quel somaro di André Silva a Higuain credo che sia enorme la differenza, ed è dai tempi di Ibrahimovic che il Milan non ha una punta di certo livello, di livello di Higuain, ecco. E capisco il Milan che comunque con Romagnoli e Caldara ha due giovani molto molto interessanti, molto molto forti, però credo che anche la Juve debba essere contenta, parlando del giocatore, del valore del giocatore, perché ritrovi un impostatore di difesa, un regista di difesa che l'anno scorso non avevi. E non è una roba da poco, ragazzi, non è cosa da poco, lo vediamo spesso in campo, tutte le squadre che hanno successo, così come il Real Madrid, hanno due registi in campo. Il Real Madrid ha tutti e due a centrocampo, Kroos e Modric, la Juve ne aveva due, uno davanti e uno dietro, adesso ne ha di nuovo uno davanti e uno dietro. L'anno scorso ne ha avuto uno che era Miralem Pjanic, e sta cosa purtroppo Miralem l'ha sofferta tanto, tra l'altro portando le sue sofferenze anche a Paulo Dybala, che infatti in certe partite doveva partire da troppo dietro, ancora più dell'anno prima, facendo una fatica davvero incredibile. E l'ha patita anche Gonzalo Higuain, che secondo me quest'anno comunque farà molto bene al Milan. E ripeto, voglio sempre bene al Pipita, e guai ai tifosi della Juve se questo si segna allo stadium. Se dovessero fischiare mi incazzerei come una bestia, perché questo è un ragazzo che merita il massimo rispetto, rispetto. Anche perché a mio avviso la scelta sua di andare al Milan è stata un po' obbligata, che fosse stato per lui sarebbe rimasto tranquillamente alla Juve. Detto questo, torna Bonucci, ho già detto particolarmente tutto. Per quanto riguarda il lato umano, prima di tutto a me non interessa, perché mi interessano i calciatori, cioè mi interessa il campo, quello, io guardo il campo, non guardo la vita privata, così, cioè parlando a livello, la cazzata che ha fatto Bonucci l'anno scorso non è stato quello di provare ad andare al Milan, ma è delle dichiarazioni che ha fatto, perché se lui fosse andato al Milan a dire sono venuto qua per vedere se riesco a migliorarmi come difensore senza i miei bodyguard, Barzagli e Chiellini, e vedere cosa riesco a fare, l'avremmo raccolto tutti, credo, a braccia aperte. Il fatto che lui l'anno scorso ha fatto quelle dichiarazioni, secondo me si è tirato un po' di antipatia addosso, però voglio dargli il beneficio del dubbio, nel senso che non auguro a nessuno quello che ha passato lui l'anno scorso, e quindi capisco che potesse esserci poca lucidità quando hai dei problemi seri così personali. Quindi gli do il beneficio del dubbio. Per quanto riguarda la risultanza allo stadium, non facciamo i moralisti, perché abbiamo fatto un culo così a Higuain dicendo ha fatto bene a esultare a San Paolo, perché tutti lo insultavano e lo fischiamo. Ragazzi, noi allo stadium a Bonucci l'abbiamo fischiato tutta la partita, è normale, questo segno ci esulta, dai ragazzi, su, l'avremmo fatto che tutti l'avremmo fatto. Non si può criticare Bonucci se non si critica anche Higuain, siccome io credo che siano professionisti e devono esultare. Sta cazzata, che secondo me è una cazzata enorme, di non esultare per rispetto. Tu devi portare rispetto ai giocatori, ai tifosi della squadra attuale, non di quella prima, non di quella prima, punto, stop, chiuso. Io l'ho sempre trovato una cazzata sta cosa, per cui io su sta storia, ma lui ci ha esultato, ha fatto bene esultare, dai, non facciamo gli ipocriti, perché poi ripeto, se Higuain segnava contro di noi, cioè se segnava contro il Napoli, quando sei andato con Napoli non ha esultato, io avrei esultato in faccia per come l'hanno insultato. Ha segnato, ha esultato, e tutti, ha fatto bene a esultare perché le hanno detto di tutti i colori, noi abbiamo detto tutti i colori a Bonucci, chiaro che questo segno ci esulta, dai, che poi comunque non è servito a niente, ricordiamolo, quel gol. Ragazzi, quindi a questo punto a me non resta che salutarvi, darvi appuntamento con i prossimi video. Bonucci, un nuovo giocatore della Juve, sono stato un po' lungo col video, ma credo che c'erano dei concetti che andavano espressi, quindi io credo che alla fine chiudo dicendo che tutte le analisi del calciomercato si trovano riscontri soltanto da gennaio in poi, cioè gennaio già può essere la prima tirata delle somme, no? Su chi ha fatto affari e chi ha preso cantonate, ma poi credo che a giugno, quando si alzano i trofei, lì si capisce veramente se le squadre hanno fatto gli affari o hanno fatto cazzate. Ma fino ad allora non lo possiamo sapere.
Ciao ragazzi, al prossimo video.